Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, intanto buon agosto a tutti. Oggi è il primo agosto. Ai ai ai, ragazzi miei, ultimo mese prima di ricominciare ad andare at school. Ma per il momento, ragazzi, non ci pensiamo. Godetevelo, mi raccomando, divertitevi, rilassatevi, riposatevi, che a settembre si ricomincia. Oggi, ragazzi, parliamo come sempre di news, di rumors, di leak su Fortnite e devo dire, ragazzi, che ce ne sono davvero di molto interessanti. Andremo un attimo a parlare ancora di un argomento che è sulla bocca di tutti, che è ovviamente la skin del Twitch Prime Pack 3. Andremo anche a dare un'occhiatina a una roba che ti fa veramente venire sull'accapponamento del pelo, ragazzi, che potrebbe essere la rivelazione della skin, quella relativa a, aspetta che sto dormendo, non mi ricordo il nome, uno è alla deriva, l'altro è Road Trip. E come chiusura andremo a vedere una roba molto molto particolare che un utente è riuscito a fare con il missile guidato. Parliamo subito, ragazzi, apriamo subito parlando appunto del missile guidato che ritorna da poche ore, è ritornato sui nostri Fortnite, sulle nostre partite, disponibile, ragazzi, come sempre nelle chest oppure negli airdrop. Impossibile trovare il missile guidato a terra normalmente. Un ribilanciamento abbastanza intenso per quello che riguarda una delle armi più OP di Fortnite, che però, diciamo che a parer mio, l'ho trovato una volta sola. Non è male, nel senso, cioè, prima era veramente esagerato, ragazzi. Prima giocavi in team, bastava che uno dei quattro avesse il missile guidato, lo infrattavi dentro una casetta, questo iniziava a spammare rocket a profusione e faceva veramente i peggio danni. Adesso invece è molto più bilanciato e spero, almeno questo è quello che dico io come parere mio personale, che rimanga dentro, fisso nelle armi di Fortnite. Magari gli danno un po' meno possibilità di essere trovato, però che possa rimanere nelle armi in modo da colorare ancora di più il nostro gioco. Ma ragazzi, parliamo anche di questa benedetta skin di Twitch Prime 3. Allora, voi avete visto il... Intanto facciamo una cosa, ragazzi. Intanto facciamo un bel 3, 2, 1. Skin call! Guardalo qua! Axioder. Vabbè, ma sempre i codici, mi fai vedere. Sì, sempre i codici, perché, ragazzi, queste sono notizie fresche, 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 recuperate da qualche ora nel file di gioco cosmetics.wasset, che wasset. Quindi, come si dice, il file di gioco relativo che abbiamo appena citato parla appunto delle skin. Come andiamo a leggere, ragazzi, nella prima riga in alto, cosmetics.source.granted.twitch only available via Twitch Prime. Quindi sappiamo che sta per arrivare. Potrebbe, ragazzi, arrivare quasi certamente prima del 10 agosto. Mi hanno ricordato i ragazzi che nella scorsa season, o due season fa, la skin del pack di Twitch Prime era arrivata circa verso la quarta settimana, quindi abbiamo grandi probabilità, anche perché poi comincia ad entrare nel countdown. Poi, cioè, questo giovedì, dopodomani, oggi cos'è? Oggi mercoledì, domani escono le sfide della week 4. Settimana prossima sei già a metà season, mica pizza, fiche e banane. Seconda riga, cosmetic source item shop only available via item shop. Allora, ragazzi, quindi quell'altra parla invece delle skin disponibili nel negozio di Fortnite. Se andiamo a vedere, ragazzi, il Prime Pack 1 era l'Avok, ce lo ricordiamo, è ancora dentro nei file della cosmetic.wasset. Poi avevamo il Sub Commander, che è sempre praticamente, come vedete, ragazzi, tra parentesi, contains cosmetics.source.granted.twitch, sono tutte e quattro uguali, quindi sono proprio relative a Twitch. Investigator e
Sleep Stream, che sono le quattro skin, almeno qua quanto mi sembra di capire a me, dei Prime Pack di Twitch. Quello che sembrerebbe, il rumor che ci sono nel Prime Pack 3, se andiamo a vedere ragazzi, c'è... Ah, questi Sleep Stream potrebbero essere gli oggetti relativi alla skin, quindi il piccone e il deltaplano. Se andiamo a vedere ragazzi, qua però c'è scritto archetipo, archetype, che è praticamente, ed avrebbe senso, io continuo a dire che avrebbe senso che l'archetipo fosse la skin di Twitch Prime, perché l'archetipo non ha senso con le skin che stanno uscendo dall'inizio della season 5 fino a ieri. Secondo me è giusto che mettano l'archetipo come skin esclusiva per Twitch Prime. Quindi, come vediamo ragazzi, c'è l'archetipo, c'è il caliper e il servo. Ricordo che il servo è il deltaplano dell'archetipo e il caliper dovrebbe essere il piccone. Quindi ragazzi, secondo quello che è stato visto qui, sembrerebbe che la skin di Twitch Prime potrebbe veramente essere l'archetipo. Noi ovviamente staremo qui ad aspettare. Ma ragazzi, c'è un leak veramente veramente cattivo che ho detto io glielo faccio vedere ragazzi, lo prendiamo con i guanti, non sappiamo se sia quella o meno, però ragazzi sembrerebbe veramente molto simile la skin che sto per farvi vedere alla sagoma celata dietro al punto di domanda della nuova skin Road Trip, che arriverà al completamento, se non ricordo male, della settima settimana, quindi ci manca ancora due o tre settimane abbondanti. Mi tengo. Ragazzi, ditemi a che cosa vi state tenendo, perché porca miseria, scrivetemelo qua sotto nei commenti, io ve la faccio vedere. 3, 2, 1, Sankral! Allora, calmo. Dunque, c'è da aprire una bella parentesi. Qualche settimana fa, se non ricordo male, due settimane fa, in mezzo al lago si intravedeva, e l'avevamo anche visto in live, quella roba qui, ragazzi. Allora, la domanda è, cos'è quella roba qui, ragazzi? Era un errore di texture, perché effettivamente dall'alto la vedevi, ma quando scendevi non la vedevi più? O era qualcosa che stanno progettando e che per qualche strano motivo gli era scappata, quindi ad una certa altezza magari si vede? Perché voi dovete capire una cosa, vi sembra facile, ma il fatto di zoomare quando si scende col paracadute sulle varie case, sulle varie oggetti della mappa, non è proprio una cosa semplicissima per il gioco ragazzi, quindi sono tanti file progettati, programmati, che poi ovviamente messi assieme vengono montati tra virgolette, in modo che poi quando si scende per esempio si veda bene lo zoom. Questo potrebbe essere ragazzi uno dei file dimenticati, allora poi risolto. Noi avevamo visto che potrebbe ragazzi celare una piramide, solo che se fosse così ragazzi vorrebbe dire che entro la chiusura della season noi perderemmo il nostro Salty Lake, quindi il lago che c'è al centro della mappa. Qualora questa immagine si confermasse, fosse veritiera, ragazzi, se noi andiamo a vedere la skin di Road Trip, avrebbe davvero un sacco a che vedere con la sagoma. Potrebbe davvero essere il coso egiziano. Quello lì è tipo, non è Tutankhamon, però è qualcuno lì. Anubi, si chiama Anubi. Non lo sappiamo ragazzi, non so da dove è stata trovata questa foto, questa me l'hanno mandata i miei informatori, il Fabione e i ragazzi del gruppo di Telegram, Litwaydin e altra gente. Potrebbe essere questa, io ve la licco, poi ce l'andiamo a vedere con calma ragazzi. Volevo anche farvi vedere un video sul missile guidato, ma è un pochettino lunga ragazzi, quindi lo teniamo per il prossimo video, non c'è nessun problema. Beh ragazzi, io direi che noi speriamo di averla trovata, non sarebbe male perché ci assomiglia veramente di brutto. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, mi raccomando,
un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi in tantissimi al canale e vi aspetto ovviamente anche su Instagram. Poi oi ragazzi, in alto alla destra c'è il nuovo shop delle magliette, andate a darci un'occhiata, non vi fa male. Noi ci vediamo in live, ciao.